Salve, nel contributo odierno faremo una breve riflessione estemporanea che trovavo strettamente necessaria su un tema che più volte abbiamo cercato anche di affrontare e di discutere insieme. Il tema appunto sulla necessità di recuperare il senso nella vita. Il senso più che altro direi lo stupore davanti alla bellezza del mondo, delle cose che ci circondano, di quella che è in fondo la nostra condizione umana anche. E purtroppo, mi dispiace doverlo dire, guardando ormai quello che succede in questa nostra società, in questo nostro mondo ormai da diversi anni, soprattutto in questi ultimi tempi, sembra che il male si sia sempre più in qualche modo rafforzato, che la violenza, la morte siano sempre più in qualche modo dilaganti. Tutti noi, penso, abbiamo davanti ai nostri occhi, credo, immagini di quel bambino che recentemente ha ucciso la sua famiglia, un bambino di 14 anni, oppure di quel ragazzo, sempre un ragazzino, sempre credo di 14 anni, che ha ucciso non so quante persone negli Stati Uniti in una delle tante ennesime stragi nelle scuole americane. E potremmo continuare qui, ma adesso non mi voglio soffermare, non voglio fare come fanno i media, i cosiddetti mezzi di disinformazione, che non fanno altro che, come dire, sguazzare nell'oscenità e nelle tragedie, alimentando quindi poi questo teatrino infernale. Più che altro una persona pensante, a mio modesto avviso, dovrebbe domandarsi come mai si è arrivati a tutto questo. Perché non che ovviamente la violenza non abbia sempre costituito purtroppo una delle tante regole della nostra triste specie umana, però sicuramente oggi assistiamo a un dilagare di violenza che, come vediamo, colpisce tutti, indipendentemente dal sesso, per quanto alcuni vogliano farne anche in questo caso un discorso politico e ideologico, per creare ovviamente altri schieramenti che non serviranno a nulla, come la violenza ormai non abbia più colore, lo vediamo, cioè. Pensiamo anche agli ultimi attacchi, no? Tra Israele e Palestina, le ultime notizie, si parlava addirittura di 40 morti in un solo giorno, o in Ucraina ovviamente, no? Insomma, quello che succede quotidianamente ormai nella nostra società davanti all'indifferenza generale, o comunque anche all'impotenza, aggiungerei, di tanti come noi che davanti a certe situazioni non possiamo che restare esterrefatti. Come dicevamo, come si è arrivati a questo dilagare di violenza? Beh, le risposte sarebbero molteplici ed è difficile ovviamente dare una risposta univoca. Cercheremo, come sempre, anche per non essere troppo ripetitivi e ridondanti, di dare una spiegazione, a mio modesto avviso, anche molto semplice. Il problema del nostro mondo, ormai della società contemporanea, che è un problema che, diciamo, non riguarda solo gli ultimi tempi, ma, come dicevamo, è già da diversi decenni che si sta andando verso questa triste direzione, è che ormai è una società che ha completamente o quasi del tutto abbandonato i valori dell'umanità, i valori della vita. Noi ormai non puntiamo più a costruire una società che sia felice, una società dove le persone possano vivere bene, in pace, serene le une con le altre. Chiaramente può sembrare un'immagine utopistica anche di un paradiso, però mi fa sorridere anche quanti magari deridono anche, no, questi ideali utopistici, però quanti soldi si spendono per le armi, no? Se già solo questo noi riflettessimo solo su questo aspetto, quanti miliardi di dollari, di euro si spendono per le armi, per costruire armi nucleari, per costruire armi che chiaramente serviranno a che cosa secondo noi? Così, per bellezza. O le armi vengono fatte per essere poi utilizzate inevitabilmente, poi magari non vengono usate subito, però la base è quella, come quando noi cuciniamo il pane viene fatto per poi essere consumato. Quindi se noi spendiamo tutti questi miliardi per costruire oggetti di morte, è curioso che però non si faccia lo stesso sforzo per provare, non dico a creare il paradiso sulla terra, ma a migliorare questa nostra società. Eppure non si fa quasi nulla, insomma, a livello generalistico, poi chiaramente ci sono sempre persone di buona volontà, ognuno nel proprio piccolo che cerca di fare qualcosa,
ma chiaramente vediamo, sono delle gocce sparse nell'oceano. Quindi, come dicevamo, ormai noi puntiamo in linea generale soltanto all'efficienza tecnica, d'altronde lo vediamo anche con i mezzi che stiamo costruendo, con la tecnologia, con il progresso, come tanto viene spacciata, no? Questa diavoleria che chiaramente vedremo le conseguenze disastrose che sta portando avanti. Poi è chiaro che ogni mezzo potrà essere usato per il bene, tante cose, però sinceramente se noi mettessimo tutti questi sforzi piuttosto che creare, non lo so, il nuovo tipo di cellulare per cercare di creare una società migliore, magari investendo sulla scuola, per fare un esempio, investendo un po' di più sulla cultura, su ciò che chiaramente oggi me citachi. Vengono fatti proprio in quel campo, in quei campi lì che già sono ovviamente martoriati. Ma allora di che cosa ci stupiamo? Se ormai l'interesse è unicamente nelle mani di pochi soggetti che hanno interesse unicamente a aumentare i propri profitti. Ci lamentiamo poi che stiamo distruggendo non solo il mondo, ma che stiamo creando delle generazioni di potenziali psicopatici. L'uso ovviamente anche di come è stata gestita la cosiddetta pandemenza o psicopandemia, che dir si voglia, noi tante volte l'avevamo anche detto, non solo su questo canale, ma anche tante altre persone, che il modo in cui l'isolamento coatto, il modo in cui i media avevano terrorizzato la popolazione, avrebbe avuto delle ripercussioni drammatiche, soprattutto sui più giovani, che ormai cercano, più delle volte, delle emozioni, e pensano che queste grandi emozioni possano venire da che cosa? Non solo dall'abuso di droghe, alcol e sostanze di questo tipo, dai vizi quindi, ma addirittura facendo anche atti criminali, atti violenti, dalla violenza. Quindi si ricerca, è un mondo ormai che si regge unicamente sulla ricerca di emozioni, sulle emozioni e non quindi sul costruire qualcosa che sia duraturo nel tempo. Qualcosa che abbia valore, perché l'emozione è effimera. L'emozione è come una nuvoletta che poi subito si va a perdere. Una società che ricerca solo il piacere, l'edonismo e appunto i divertimenti e questo tipo di cose, beh, va di per sé che è una società che è condannata, è una società che non produce più nulla, che non riesce più a creare qualcosa di sé che abbia senso. Quindi è una società che va contro se stessa, che va contro quindi quello che è l'insegnamento principale della civiltà. La civiltà è proprio ciò che ha durata, che dura. Pensiamo alle grandi opere d'arte, opere che hanno millenni di storia, le grandi opere della letteratura, della filosofia di ogni tempo, della musica, che durano secoli. Noi oggi che cosa creiamo più? Che cosa sappiamo costruire che abbia una durata? Ma neanche di un giorno, di un mese, forse neanche di una settimana, perché tutto viene subito sostituito e deve essere ovviamente triturato, perché il consumismo ormai è diventata la regola del mondo. Quindi in una società che basa tutto unicamente sul profitto e l'efficienza e sulla tecnica, come diceva anche Heidegger d'altronde, ci possiamo stupire che avvengano questi fenomeni? Quindi, per arrivare anche alla conclusione di questa nostra introduzione, un discorso che ovviamente sarebbe molto più lungo e molto più complesso, pare inevitabile che per poterci salvare tutti quanti, bisogna tornare ad apprezzare le cose essenziali della vita, ritornare ad emozionarci per un fiore, alla vista di un fiore, alla vista di un uccellino, alla vista del tramonto, alla vista di un paesaggio, di una bella musica, di una musica vera, di una bella sinfonia di Mozart o di Beethoven, alla vista di un dipinto di Michelangelo o di un verso di Shakespeare. Tornare ad apprezzare la bellezza e a stupirsi, e soprattutto comprendere quanto la vita sia sacra, la vita di ognuno di noi e di ogni essere vivente, aggiungerei anche. Ma questi discorsi andrebbero fatti ovviamente in altri luoghi, sappiamo benissimo, curioso come anche la scuola, che abbia ormai sempre perso più potere anche, ci stupiamo di questi episodi quando ormai il professore non ha più alcun tipo di influenza nella classe, non può neanche permettersi un professore di fare questo tipo di discorsi, ma stiamo scherzando, verrebbe quasi denunciato. Quindi se la società,
Vediamo ormai il nostro mondo sta andando verso questa direzione, volente o nolente. E purtroppo questi episodi drammatici diventeranno quasi la normalità, come già sono diventati. Ecco perché rimane fondamentale per ciascuno provare invece ad andare controcorrente, che è l'unica alternativa oggi per salvarsi da questa deriva infernale che sta distruggendo tutto, che è tendenzialmente dove tutto viene cancellato. Lo vediamo anche in nome di un politicamente corretto ipocrita e moralista, che non è morale ma è moralismo, vengono cancellati la cultura, viene fatta censura su ogni argomento che non rientri all'interno di un discorso prefabbricato, precostruito. E poi per i problemi chiaramente li lasciamo fuori, no? Per i problemi non se ne discute di quelle che sono le questioni realmente importanti. Quindi trovo che sia fondamentale invece tornare a stupirsi, tornare a recuperare proprio l'elemento essenziale che ci ha sempre reso esseri umani, se vogliamo continuare a vivere un'esistenza serena, felice e soprattutto se vogliamo continuare a provare anche a migliorare questo nostro mondo che ha veramente bisogno di speranza, di amore e di gioia. Grazie.